Ah, amici e amiche di Attila Games di Rocambolesco, come sempre, ben ritrovati ragazzi. Eccoci qui oggi con Euro Truck Simulator 2. Sarà oggi il grande giorno dell'acquisto del secondo camion? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Staremo a vedere. Allora, vediamo un attimino. Siamo a Digione. Faccio vedere qua. Offerta di lavoro. Allora. Vorrei andare a Bourget, perché a Bourget c'è un concessionario, però non so di cosa. Crepa se ce l'hanno. Appunto. Questo ci darebbe 5.000 per tornare a Ginevra, che a Ginevra, se non sbaglio, ci stava qualcosa, no? Fatemi vedere. Un concessionario. I venditori, c'è il concessionario Mercedes, allora gli facciamo un salto laggiù. Offerta di lavoro, lavoro autonomo. Allora, da qui prendiamo questo qui che è carico fragile e ad alto valore. Andiamo, andiamo, andiamo. Accendiamo il nostro camion qua. Freno a mano, attenzione. Già la prima cappellata. Ok, usciamo pure di qui. L'uscita dall'altra, benissimo. Allora ci giriamo. Ok, dai. Leviamoci da qua. Ok, freccia. Perfetto, dai, via. Fanno i marciapiedi altissimi. Sono veramente alti. Bene, bene, dai, speriamo che oggi sia la giornata giusta. Siamo ancora non proprio alla quota giusta economica, però magari con un piccolo mutuo ci aiutiamo, tanto i mutui riusciamo a sostenerli, vedo abbastanza bene. Non è che aumentando la rata di 10.000, di 500 euro, ci troviamo fregati da un punto di vista economico, quindi ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ragazzi, attenzione. Ok. So anch'io che fare il viaggio lungo conviene di più, però sì, voglio fare viaggi corti per appunto acquistare sto benedetto camion, poi ci rilanceremo sui viaggi lunghi, su addirittura va a Newcastle. Quanti chilometri sarebbero? Su strada 794, però da 23.000, eh. Però noi ci prendiamo questo qua. Sì, confermo, confermo. Dov'è? Proprio davanti a noi. Allora ce lo prendiamo. Facciamo così e adesso chiudiamo tutto l'angolo. Gira, gira, gira. Ok, perfetto. Andiamo. Ginevra proprio perché c'è il concessionario Mercedes. Attenzione! Dicevo, Ginevra proprio perché c'è il concessionario Mercedes e vogliamo andare a dargli un'occhiata ai loro mezzi, fare un mutuo e prenderci il secondo camion. Poi vedere come mandare in giro l'autista, perché ci interessa sapere anche quello. Assumerci un altro autista, il secondo, e via. Dai, me lo sento, oggi è l'episodio giusto. Io me lo sento. Non so voi, ma io me lo sento. Bene, allora, dai. 195 km,
Attenzione, ok. Buono, limite di 70, adesso possiamo andare sereni. Torniamo indietro verso Ginevra. 5.000 eurozzi. 5.700 mi sembra, più magari qualche bonus. Dovremo, secondo me, tutto sommato una buona tratta. Dai, cavolo, però Volvo. Sì, anche vuoto, perché vai ai 40 all'ora? Per perdere tempo. Ok, andiamo, forza. Attenzione, allo stop qua. Nessuno. Vai. Partenza un po' lenta, però. Avendo anche 11 tonnellate di aria condizionata, capite anche voi, sentite anche il rumore delle cambiate. Veramente tanta roba, eh. E non che guidare così sia facilissimo. Ok, torno in cabina, va. Perfetto, allora, perfetto. Va bene ragazzi, faccio un taglio come sempre e ci vediamo alla fine del viaggio. Ok ragazzi, bene. Eccoci qui che abbiamo messo il cruise control. L'ha preso, sì, perfetto. 28 km, stiamo arrivando a Ginevra. Voi ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti se preferite vedere il video così come ve lo sto postando, come vi ho sempre postato, insomma, Euro Truck Simulator, quindi sui viaggi fare dei tagli e un po' basarci un po' più che altro sulla gestione poi della nostra azienda, oppure qua non abbiamo, no, ok. Oppure se preferite magari vedere di più il viaggio, insomma, vi fa più piacere vedere un po' il viaggio vero e proprio, insomma. Io cerco di fare, stare come ho sempre fatto, insomma, un po' di viaggio col parcheggio e badarci bene sulla gestione aziendale, però se volete vedere meno tagli del viaggio, insomma, fatemelo pure sapere, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che io mi regolo di conseguenza. Perché se non me lo dite io non so poi cosa vi piaccia, cosa no. Poi insomma cerco bene o male di assecondarvi, di ascoltarvi in tutti i vostri gusti, ecco, ci provo se non altro. Allora, tornando a noi 2 km, eccoci qui, siamo proprio arrivati. Oh ragazzi, non so perché, ma io sento odore di camion nuovo, eh. Mercedes, siamo qui anche al concessionario. Scelto Ginevra apposta. Volevamo andare a vedere un po' qualche Mercedes. Vediamo anche i loro costi, naturalmente, perché sennò ce la infiliamo nel di dietro. Ok, andiamo. Vada. Di sinistra, attenzione, si è messi malissimo, ma proprio male. Ecco la cosa che mai bisognerebbe fare con un camion: mettersi a metà. Beh, adesso ci regolarizziamo, prego. Fammi passare, gentleman, proprio svizzeri. Conoscono i camionisti italiani e sanno che loro non gliene frega niente del traffico, se c'è da girare girano, tanto hanno il mezzo più grosso. Ok, qui c'è da dare precedenza, attenzione, qui concessionario Mercedes, ottimo, proprio vicino anche alla nostra area di scarico. Eccoci qui, olè. Semaforo rosso e poi qui sulla destra sarà, penso, meno mi sembra. Ok, poi come sempre il nostro parcheggio. Beh, siamo stati bravissimi, eh. Ci elogiamo sempre noi, ma ci sta, ci sta. Ah, qui dei polli lo portiamo.
cosa ci fanno di un climatizzatore le fattorie dei polli? Vabbè, io non lo chiedo, sarebbe da mandargli la finanza, ma vabbè. Perfetto, ok. Aspetta che metto giù qualche marcia, se no non partiamo neanche. Poi non preoccupatevi ragazzi, una volta che abbiamo un secondo camion, ci lanciamo sui viaggi lunghi. È un po' più, diciamo, remunerativi. Però fino a quando non c'era, insomma, dato che siamo qui in sentore di secondo camion, volevo fare un viaggio un po' più breve, appunto, per rimanere qui in zona, almeno so dove sono anche i concessionari, e approfittarne. Dato che c'ho una voglia matta di prendermi il camion. Attenzione, di merda proprio l'abbiamo messo dentro. Se ne ha una manovra in più. Stavolta mi sa che Svetlana, la segretaria, non ci premierà per questo parcheggio. Siamo arrivati giusti in orario anche per... Porca la puttana, cosa c'ho intorno oggi? Cosa c'ho intorno oggi? Abbiamo fatto parcheggi ben più tosti di questo, pure. Comunque, dicendo, siamo anche nell'orario ideale per far visita al concessionario. Attenzione, vediamo un po' qui come è. Gira un po'. Riaccentrati, ancora un po', gira. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai. Non benissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, dacci i soldi. Mi raccomando, tutto quello che ha, 5.700, non sono massimo, esperienza ce la conta col contagocce. Vabbè, insomma, no. Ok, torniamo alla guida, torna dentro, andiamo a vedere il concessionario. Ora abbiamo 83.000. Quindi, facendomi delle idee, abbiamo 83.000. I prezzi saranno intorno ai 105.000, secondo me. Aspettate un attimo, quindi avremo da chiedere in prestito circa 20.000. La banca quanto ci dà? Vedete, posso prendere 10.000 al colpo, quindi aumenteremo eventualmente il mutuo di 600, la rata di 600 euro al giorno. 3, 6, mi sa che ci toccherà prendere 30.000, perché siamo lì a filo filo. Vabbè, ci può stare, poi al massimo rimborsiamo qualcosina se ci avanzano. Insomma, ci può stare, ci può stare. Ci può stare, poi via con i viaggi lunghi e boh. Vediamo, perché siamo proprio a filo, eh. Opla, dai, dai, dai. Dai, 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 cacchio. Dentro. Buongiorno. Sempre sti marciapiedi altissimi. Qua. Opla. Allora, questo ha 320 cavalli. Il nostro ne ha 360, mi sembra. Aspetta un attimo. Sì, esco un attimo dal concessionario perché voglio vedere un attimino come è messo il nostro. Ok, 360 cavalli c'è il nostro, quindi 1400 litri. Ok, ci serve qualcosa di un po' più power questa volta, signor concessionario, mi dia qualcosa di un po' più power. Ecco, già questo, 421 cavalli. Ok,
offerta in stock cos'è? Ah, ok, quello che. Ah, gli altri sono disponibili da livello da livelli maggiori. Questo sarebbe perfetto, 421 cavalli. Questo è disponibile dal livello 14, questo è una 470. Ma no, di aumentare di un po' di cavalli, insomma, da 360 a 421 ci starebbe bene. Girare con un Actros non è neanche brutto, eh. Si può. Sì, ecco. Non mi sembra neanche brutto il nostro Mercedes qui. Si può personalizzare la configurazione gentilmente. No, anche no, grazie. Allora lasciamo questo qui. No, guardi, lo prendo proprio. Ah, c'è anche il motore più power volendo. 449, costa un po' di più, ma. Trasmissione 12 rapporti, senza retarder questo, ok. Gli interni come sono? Non faccio vedere. Sono neanche male, per niente direi. La vernice. Dobbiamo andare un po' a risparmio per ora, ragazzi, poi lo modificheremo, anche gli accessori. Ah, abbiamo modificato qualcosina, scusatemi, perché vedo il supplemento che sarebbe 103.000, 108.000 di qualcosa. Cosa ho toccato? Cosa ho toccato? Non sembra niente. Ah, la vernice forse. Perché qua ce ne sono un bel po' di vernici. Potremmo mettere anche questa qui, tipo, costa 11.000 però, ragazzi. Poi li ridipingeremo magari quando avremo i big money, tutti i nostri camion, li faremo tutti di un unico colore o magari con qualche livrea personalizzata. Guardate questi quanto costano. Guardate questo che bello. Veramente belli, però costano 26.000, più ce ne sono un sacco di altri, più eventualmente anche DLC che comunque valgono la pena. Acquista sì perché non c'ho i big money, sarebbe 103.000 questo qua sarebbe. Allora un attimo che ci prendiamo i big money e lo compriamo. Vuoi davvero uscire dal concessionario? Sì, voglio uscire dal concessionario. Allora, banca. Dobbiamo arrivare a 103. Puttana, arriviamo lì a filo. Arriviamo. Però mi sa che non bastano due, quindi sì. Se no, ne prendo uno da 50.000 e siamo a posto. Però cosa mi serve uno da 50.000? Mi serve che se ne prendo uno da 50.000 ho un po' di gioco. Che se dobbiamo andare a dormire così non andiamo sotto. Nel caso in cui aumenta la rata di un fottio. No, ne prendo 3 da 10.000 e siamo a posto. Sì. E ne prendiamo un altro e siamo a posto così. Ok. Perfetto, ok. Ora la banca è contentissima. Siamo intorno ai 113.000. Al massimo possiamo rimborsare subito, se abbiamo dei soldi per rimborsarne qualcuno. E poi piano piano 6.600 al giorno. Puttana, mega troia. Vabbè. Svetlana che passasse 8 invece. Dove eravamo? Torniamo a noi. Signor concessionario, buongiorno, rieccoci qui, salve, ho preso i soldi. Allora, personalizza configurazione. Abbiamo detto il colore, no? Ecco, ora me lo ripropone alla stessa cifra di prima, ma perché? Io cosa ho toccato prima? Questo motore qui che va benissimo. Allora, a questo punto possiamo spenderci qualcosina in più.
Ma no, lasciamo così, va là. Questo va bene, il colore abbiamo detto lasciamo il bianco. Non so per quale cavolo di magia prima mi ha tirato giù 2000 euro. Vabbè, confermiamo, confermiamo. Io lo acquisterei allora. Acquistiamo, vai, vai, vai. Vuoi guidare il tuo nuovo camion? Sì. Dove decidi di inviare il tuo attuale camion? Prima cosa, selezionare la destinazione del garage. Ah, ok, adesso dobbiamo assumerci anche il nostro dipendente. Sì, perché... Ok, slot libero per forza questo. Preleviamo l'usato del suo garage di Verona immediatamente. No, io non lo... No, no, spero che bene il mio Scania poi rimanga, vero? Perché se no, sì. Dovrebbe rimanere lo Scania, perché se no mi incazza come pochi. E non salvo. Eh? È figo, è figo, eh? Che dite, ragazzi? Ok, perfetto. Ora, giusto per essere sicuri, gestione aziendale. Gestione garage. Camion presenti 2 su 3. Perfetto, eccolo qua. Questo qui. Dovremmo assumerci un nostro dipendente. Allora, chi ci prendiamo? Allora, 7000. Allora, benvenuti all'agenzia del lavoro. Offriamo una vasta selezione di autisti altamente professionali pronti all'assunzione. Lista che viene aggiornata ogni giorno. Per i nostri servizi chiediamo solo una modesta somma di 1500 per ogni autotrasportatore che decidete di assumere. Allora, Jacob, valutazione 1.7. Ho 361 più 10,30 al chilometro. Io mi assumo Jacob, ve lo dico subito, sapete perché? Oddio, anche se sto qua in realtà è ben più preparato. Allora, ci prendiamo Jacob per ora, perché ha due punti sulle strade lunghe e quindi abbiamo visto che sui viaggi lunghi funziona meglio. Cioè, per i viaggi più remunerativi sono quelli lunghi. Felix, oddio, avrebbe anche il carico fragile, però inizia a chiedere un po' di più e ho paura che anche se sono solo pochi centesimi per ogni viaggio inizia a pesare. Jacob, lei venga con noi. Sì. Sì, ha il camion da guidare, non si preoccupi. Allora. Perfetto, Jacob gli è stato assegnato il mio Scania. Lo tratti bene perché sennò vecchio mi incazzo come pochi. Quindi gestione autisti, ok. In viaggio, ecco, è già a riposo, perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto, si fa per dire. Bene ragazzi, dai, allora io direi che per questo episodio ci fermiamo qui. La nostra Rocco Siluria SPA si è espansa, attenzione. Allora, questo Mercedes lo vediamo nel prossimo episodio, ragazzi, nel prossimo episodio dedicato a un viaggio Mercedes. Voi come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un pollicione in su, condividetelo, insomma, mettetelo sui vostri social network, insomma, fate sapere al mondo che abbiamo preso un secondo camion, finalmente ce l'abbiamo fatta. Mettetemi anche qui sotto un commento, appunto, come vi dicevo prima, durante il viaggio, su come preferite il tipo di video. E nulla, ragazzi, non mi resta che salutarvi, ricordarvi la mia pagina Facebook, Rocambolesco YouTube, trovate il link qui sotto in descrizione e darvi come sempre appuntamento nei prossimi episodi. Ci vediamo, un cordiale saluto da Attila Games.